A Cesarea di Filippo Gesù interroga i suoi discepoli sulle opinioni correnti che stanno circolando sulla sua persona. Cesarea di Filippo è all'estero rispetto al territorio classico di Israele. Infatti l'Evangelista Matteo ha raccontato questo movimento con cui Gesù si allontana dalla terra di Israele e si muove verso nord in una regione di pagani. È una specie di rottura con la vecchia struttura di Israele. E a Cesarea di Filippo Gesù promette di costruire la sua chiesa. Al capitolo 16, siamo quasi al centro del Vangelo secondo Matteo, l'Evangelista presenta questo fatto importante. Anche gli altri sinottici raccontano la professione di fede di Pietro, ma è soprattutto Matteo che dà particolare rilievo a questo evento. Pietro riconosce che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Nel testo di Marco o di Luca, questa professione di fede è molto più semplice, riguarda solo la messianicità di Gesù. Invece Matteo ha voluto porre proprio al centro in questo momento importante la piena professione di fede cristiana. Gesù è il Cristo, ma Gesù è anche il Figlio di Dio. Il primo titolo è funzionale, dice la funzione messianica che Gesù è chiamato a svolgere, ma è il secondo titolo più importante che dice la sua essenza, la sua natura di figlio di Dio. Pietro riconosce pienamente questa persona di Cristo e a lui Gesù risponde con una promessa, anzitutto con una beatitudine, Beato sei tu Simone, Bar Ionah. Bar è un'espressione aramaica che vuol dire figlio, figlio di Giona. Quasi lo chiama per nome e cognome, per identificarlo bene. Beato sei tu perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Carne e sangue. È una tipica espressione semitica per indicare l'uomo nella sua naturale debolezza creaturale. Non sono le tue forze che ti hanno permesso di comprendere chi sono. Solo il padre conosce il figlio. Gesù lo ha già detto e Matteo lo ha riportato con particolare sottolineatura. Solo il Padre conosce veramente chi è Gesù. E quindi la conoscenza che Pietro ne ha non è frutto della sua intuizione o abilità, ma è un dono. È il Padre Celeste che ha rivelato. C'è il verbo dell'Apocalisse. Questa è una Apocalisse di Pietro. Dio ha rivelato a Pietro chi è Gesù, gli ha aperto gli occhi, gli ha fatto dono della rivelazione. Beato te, Simone. Di conseguenza Gesù fa una promessa. E io dico a te, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Petros è un nome creato proprio come soprannome legato a questa iniziativa di Gesù. Conosciamo da altri testi del Nuovo Testamento la forma aramaica originale. Noi leggiamo Cefa, veramente bisognerebbe leggere Chefas. È il termine che Gesù adoperò per qualificare il discepolo Simone. Significa roccia, non semplicemente pietra, sinonimo di sasso, ma roccia, cioè grande basamento, ideale fondamento per una costruzione solida. Dal nome della roccia, Gesù prende l'immagine per dare un soprannome, un nuovo nome al discepolo, che lo caratterizza come roccioso, solido, caratteristica tipica della fede, perché la fede è solidità, non opinione ma fondamento solido e stabile su cui si può costruire una vita. L'uomo intelligente costruisce sulla roccia. Gesù si manifesta come tale e propone di costruire la sua comunità sulla roccia di Pietro. A partire da quell'uomo, in quanto uomo di fede, Gesù si impegna a costruire una comunità. L'immagine dell'edificio spirituale è importante, richiama la costruzione del tempio, del nuovo tempio, che è una comunità, non un edificio materiale, ma un insieme di persone. La parola chiesa non è per nulla comune nei Vangeli compare molto poco, solo tre volte in Matteo. E la prima ricorrenza è proprio qui. Con l'aggettivo possessivo, Gesù la chiama mia chiesa. Ma il termine ecclesia, che corrisponde all'ebraico kaal, indica l'assemblea, una riunione di persone. Un insieme di gente. La sua Chiesa è la sua comunità. C'era nell'antichità la tradizione dell'assemblea cultuale di Israele, il Libro dei Numeri, ad esempio, ne parla con insistenza. Nell'epoca più vicina a Gesù esisteva l'assemblea o la grande assemblea dei Cassidim l'ambiente che corrispondeva ad un movimento spirituale di queste persone particolarmente devote e leali. Gesù propone la sua chiesa, la sua comunità, che verrà costruita nel tempo e promette le porte degli inferi non prevarranno su di essa. In questa formulazione troviamo molti elementi tipicamente semitici, quindi arcaici, propri di una tradizione antica e legata alle parole stesse di Gesù, con immagini originali. Le porte degli inferi sono il simbolo della forza della morte. Non prevale sulla comunità che Gesù costruirà la potenza che tutto distrugge, la morte appunto. È una comunità che resisterà alla rovina della morte. A te, Pietro, continua poi con la promessa, darò le chiavi del regno dei cieli. Consegnare le chiavi. È un gesto simbolico che vuol dire dare l'investitura di maggiordomo, nel senso di superiore della casa, di responsabile della comunità. Ma qui non è semplicemente il responsabile del gruppo, ma del regno dei cieli. Il regno che è venuto a inaugurare Gesù viene affidato come amministratore a Pietro. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. L'immagine cambia ancora, non sono le chiavi che legano o sciolgono. Per continuare bisognava utilizzare l'immagine dell'aprire e del chiudere. Viene aggiunta invece un'altra formulazione, anche questa tipicamente giudaica, legata all'ambiente dei maestri della legge. Legare e sciogliere ha un duplice significato. Da una parte indica l'interpretazione di una norma. Un maestro lega, un altro maestro scioglie. Nel senso che. Queste due autorità interpretano dicendo si può fare, non si può fare, è lecito, non è lecito. Legare e sciogliere, nel linguaggio giuridico del tempo, significava interpretare una norma. A Pietro viene consegnato questa autorità interpretativa del Vangelo. Il secondo senso è quello più ecclesiale e legare e sciogliere significano accogliere o escludere, ammettere dentro il gruppo o mandare fuori dal gruppo, riconoscere chi è appartenente alla Chiesa di Gesù e quindi diventa una autorità sulla comunità sulla identità e sulla possibilità di conservare l'identità nel tempo, mantenendo la fedeltà a Gesù. Queste parole di promessa a Pietro sono esclusive del primo evangelista, che dimostra così un particolare attaccamento a queste tradizioni e al ruolo di Pietro come roccia di fondamento della comunità che si sta costruendo. Subito dopo questo momento di confessione della fede e di annuncio della edificazione della Chiesa, inizia la serie dolorosa degli annunci della passione. In questo caso Matteo segue lo schema tradizionale documentato soprattutto da Marco, ci sono tre momenti di annuncio, per tre volte successive Gesù dice ai discepoli che sta andando a Gerusalemme e rivela loro che la fine sarà tragica, ma annuncia pure il momento glorioso finale della risurrezione. Arriviamo così al capitolo 18, in cui l'Evangelista Matteo ha raccolto una serie di logia sulla vita ecclesiale. Come ha fatto già per altri discorsi, anche in questo caso l'Evangelista è un compilatore, cioè ha messo insieme elementi della tradizione, li ha tratti dalla fonte Q, quella ipotetica raccolta di detti che sono presenti in Matteo e in Luca, o da altre fonti di sua conoscenza a noi ormai ignote, e ha compilato un discorso sulla vita all'interno della comunità cristiana. Ricordiamo che la struttura del Vangelo di Matteo è segnata da cinque discorsi. Il primo, programmatico della montagna, corrisponde all'ultimo, escatologico. Il secondo è quello della missione, al capitolo 10, e corrisponde al quarto, che è questo del capitolo 18, sulla Chiesa. Sono le due prospettive in cui vedere la Chiesa, verso l'esterno oppure al proprio interno. Al centro, il capitolo 13, è quello delle parabole che comunicano il mistero del regno di Dio. Nel capitolo 18, dunque, l'Evangelista Matteo ha raccolto gli insegnamenti di Gesù sulla vita all'interno della Chiesa. Presenta alcuni detti sulla umiltà. I discepoli non devono pensare di essere più grandi, progettare una carriera di superiorità rispetto agli altri. Devono essere aperti ai piccoli devono valorizzare i piccoli, i deboli, quelli che non contano. Si mette in guardia seriamente contro lo scandalo, il pericolo cioè di far cadere, di danneggiare, di rovinare persone deboli nella fede. Per piccoli si intende soprattutto questo, non piccoli di statura o piccoli di età, ma uh, persone deboli. Con poche capacità. Se uh, quelli intelligenti, quelli formati, la scuola degli scribi uh, di Matteo capisce bene com'è la legge e come si deve interpretare, è necessario che aiuti e rispetti il cammino delle persone deboli che capiscono invece con più difficoltà. Nessuno, deve andare perduto. Il padre non vuole che si perda nessuno. E così, in questo contesto, Matteo colloca la parabola della pecora smarrita, leggermente diversa da come la racconta Luca. Cambia, ad esempio, un verbo, non è la pecora perduta, ma smarrita. È solo una sfumatura, ma significativa. Per Luca si tratta di una persona rovinata, completamente persa, lontana. Invece per Matteo è un fratello che sta sbagliando strada, si sta smarrendo. Il compito di andare a cercare il fratello che sta prendendo una brutta strada e rischia di perdere la strada buona è Affidato ai discepoli. Difatti, subito dopo la parabola della pecorella smarrita, Matteo racconta l'insegnamento della correzione fraterna. Se tuo fratello commette una colpa, va e rimproveralo. È il modo di cercare la pecora smarrita, di aiutarlo a recuperare la strada giusta e insisti con dolcezza, con rispetto. Prendi due testimoni se non ti ascolta, dillo alla chiesa. E queste sono le altre due ricorrenze del vocabolo ecclesia. In questo caso non è neanche stato tradotto con chiesa, ma con comunità. Al capitolo 16 tradotto con chiesa e l'iniziale maiuscola. In questo contesto è tradotto con comunità scritto con la minuscola. Ma il concetto è lo stesso, la parola originale adoperata è la medesima. Se non ascolta un discorso personale o di un piccolo gruppo, dillo alla chiesa. Se non ascolta nemmeno la chiesa sia per te come il pagano e il pubblicano. Attenzione perché dobbiamo leggere queste parole nell'ottica evangelica. Il pagano e il pubblicano non sono degli scarti, degli elementi negativi da buttare via e disprezzare. Matteo era un pubblicano. Il pagano è proprio destinatario della predicazione evangelica. Sono quelli che il Signore vuole salvare, è venuto per salvare quelli. Quindi l'esercizio del legare e di sciogliere, cioè di riconoscere che una persona non è più nella comunità, non significa buttarla fuori con disprezzo e dimenticarla, ma significa farle comprendere che bisogna ricominciare da capo il processo di salvezza. Sia per te come il pagano e il pubblicano viene commentato da San Giovanni Crisostomo con una semplice battuta molto esplicativa. Sia per te come la pupilla dei tuoi occhi. È una persona che merita ancora più attenzione, cura, affetto e preghiera perché possa recuperare la situazione da cui è uscito. E subito dopo, al versetto 18, troviamo la stessa promessa fatta al solo Pietro e allargata ai discepoli. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Riconosciamo bene in questo contesto che legare e sciogliere viene inteso nel senso di tenere dentro la comunità o considerare esterno alla comunità. E in questa prospettiva si capisce anche ciò che viene aggiunto dopo. Se due di voi sulla terra si mettono d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Chiedere qualcosa insieme in modo sinfonico è la strada per costruire la comunità. Che cosa chiedere? È proprio suggerito dal logion precedente, la conversione del peccatore. La possibilità che colui che si è allontanato venga reintegrato. Se ci sono degli accordi forti, se la comunità vive in modo sinfonico, con un cuor solo, allora la preghiera è capace di avvicinare anche altri e di riportare i lontani nella comunità. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non banalizziamo questa frase. Non basta essere all'ombra di un campanile per essere riuniti nel nome. Non sono le riunioni che facciamo in parrocchia. Essere uniti nel nome di Gesù vuol dire essere una cosa sola con Lui. Vuol dire che due o tre persone sono profondamente unite a Gesù e fra di loro. C'è una comunità autentica, vera, di relazione, di affetto, di amicizia, di collaborazione. Là dove c'è una piccola comunità veramente unita a Gesù, egli è in mezzo. Il centro della Chiesa è Gesù, tutto ruota intorno a Lui, tutto è in funzione di Lui. Lui è il centro della comunità perché è il centro del cuore di ciascuno e da questo Gesù al centro deriva la forza per creare buoni rapporti, a cominciare dal perdono delle offese. Quante volte devo perdonare? chiede Pietro, e crede di esagerare dicendo sette volte. E Gesù moltiplica per dire una infinità di volte, settanta volte sette. Il perdono, viene detto con la parabola, è concesso all'inizio dalla misericordia di Dio, ma il cristiano perdonato ha la possibilità di fare come il suo Signore, cioè di perdonare. Se il cristiano perdonato non esercita il perdono, rischia di perdere quello che gli è stato dato. E così il discorso ecclesiale termina con il pericolo di perdere il perdono di Dio se non lo esercitiamo, se non viviamo come il Padre nostro che è nei cieli.